Sabato 15 febbraio alle ore 17 sarà presentata e inaugurata proprio la nuova rivista Mondo Piccolo, Idee per Uomini Vivi, che ha come direttore Alessandro Gnocchi. Faremo una grande presentazione in grande stile, sarà presente al completo tutta la redazione della rivista e si presenterà anche questo primo numero. Sarà presente Paolo Gurisano, sarà presente Elisabetta Frezza, Fabio Trevisan e molti altri. Io vi aspetto numerosi perché è un evento culturale di grande importanza. La nascita di una rivista in questo mondo che ormai la carta la butta via, nessuno più legge niente, le riviste vanno in crisi. Abbiamo voluto aprire una rivista che apra un dialogo anche con il mondo non cristiano, o addirittura con il mondo anticristiano, per poter entrare in quell'empatia che è così necessaria per l'evangelizzazione, ma entrando a conoscere anche il bene che c'è altrove. Alessandro Gnocchi, credo che tutti lo conosciate, è una garanzia di fedeltà, una garanzia di un cristianesimo nel campo culturale senza compromessi. Vi invito quindi ad essere numerosi e a sostenere Mondo Piccolo. Un mondo guareschiano, diciamo così, dove non si parlerà però solamente di guareschi, per poter scoprire la bellezza, la grandezza che possiamo dare al mondo e possiamo trovare nel mondo.